Buongiorno, ho parlato di Grand Dog, ora potrei parlare di fumetti, ma faccio un salto sulla fantascienza, su un libro che pochi hanno letto, ma di cui tutti hanno visto il film, per cui hanno un'idea completamente, diciamo, sballata di quello che ha scritto Philip Dick nel suo libro, che non si chiama Blade Runner, questa è l'edizione Fanucci del 1996. No, prende 99, c'ho ancora. Nella copertina ovviamente c'è Harrison Ford, Rutger Howard, ma tutto questo con il libro veramente c'entra poco. C'entra poco o c'entra, ma non accingetevi a leggere il libro con le aspettative da film. Cioè, se avete visto Blade Runner e vi mettete a leggere questo libro, è tutta un'altra cosa. Cioè, le tematiche che emergono da questo libro del 68, quindi questo libro è su per giù la mia età, Philip Dick, è stato pubblicato prima edizione Fanucci. Il libro si intitolava Do Android Dream of Electric Sheep? Il titolo che ovviamente non poteva essere trasposto in chiave filmica, Gli androidi sognano pecore elettriche, ma è la chiave del libro, perché il protagonista di questo libro è Descartes, Rick Descartes, che è un cacciatore di androidi. Il libro è una sorta di stranezza tra western e fantascienza, perché Descartes è un cacciatore di taglie, quindi siamo nel filone western, più western che non si può, solo che in questo caso è un cacciatore di androidi. Gli androidi che sono scappati dai vari pianeti in cui affiancano i colonizzatori, quindi la colonizzazione rimanda proprio al Far West. È la tematica del Far West, la colonizzazione, gli androidi che in un certo senso il richiamo alla storia americana sono notevoli, insomma, gli schiavi, gli androidi, ma questi schiavi sono artificiali. Anche la storia del film, che posso spoilerare, no? Che gli androidi appunto muoiono, sì, nel senso, nel film gli androidi dopo un certo tempo si bloccavano perché erano stati programmati per bloccarsi. Nel libro non funziona così, cioè gli androidi non riescono ad avere una vita oltre i 4 anni perché sono macchine, non riescono a metabolizzare il processo che è quello che succede con me, che è l'invecchiamento. Quindi il film e il libro, cioè se voi vi leggete il liceo, cioè, visto che potreste avere una grossa delusione, però potreste scoprire un capolavoro. Non dico che Blade Runner non sia un capolavoro, ma è un capolavoro hollywoodiano che ha tradito in maniera, come tutti i capolavori cinematografici tradiscono ovviamente, il libro. Tra l'altro, Philip Dick morì nel 82, quando, dopo una vita estremamente disgraziata e disagiata, poteva guadagnare qualcosa perché è morto in miseria. Ha scritto dei libri stupendi, cioè io perché avevo la fissa di Philip Dick, perché i libri di Dick non sono libri di fantascienza, come, cioè questi sono la pari di 1984, oppure Brave New World di Aldous Huxley, insomma sono un mondo distopico, quindi non è sono libri molto filosofici. Per esempio, una delle cose, si immagina un mondo del futuro, qui siamo qui, ci vorrà Philip Dick, ma un mondo del futuro dopo l'ultima grande guerra che ha praticamente distrutto l'ecosistema del pianeta. Tanto che il titolo del libro originale, Gli androidi sognano pecore elettriche, perché i cacciatori di taglie hanno un mondo dove gli animali sono quasi spariti dalla faccia della terra. Ovviamente le quotazioni in borsa degli animali vivi sono altissime, quindi possedere un gatto, una pecora, uno struzzo che vale 30.000 dollari, per cui gli animali dopo la pioggia di radiazioni sono rarissimi e quindi vengono sostituiti da animali androidi o robot. Questo bisogno lo sentono gli uomini, ma questo bisogno non lo sentono gli androidi. È tutto qui il senso del libro, perché se non capiamo questo, il titolo sembra gli androidi sono affetti nel mondo di Philip Dick da un senso di scarsa empatia con gli altri esseri viventi. Per
Per cui Philip Dick nel suo libro si chiede come Deckard, che pure uccide spietatamente gli androidi, anche se sono esseri viventi, non sono esseri viventi, qui c'è tutta la problematica, ovviamente la fantascienza che Philip Dick ha anticipato, scusate, Philip Dick era pazzo con cavallo, ma ha anticipato dei temi sui quali ci hanno mangiato. È come Edgar Allan Poe, no? Philip Dick è Edgar Allan Poe, che è l'altro scrittore americano, Edgar Allan Poe ha creato il romanzo, l'ha inventato lui. Lui non ci ha mangiato, è morto a 40 anni, mi sembra, 1848. Ci ha marciato, ci ha accampato alla grande Conan Doyle, che era scozzese, ma che non ha inventato il giallo. Il romanzo giallo l'ha inventato un americano. Diamo agli americani perché degli americani, perché l'ha inventato un americano. Edgar Allan Poe è l'inventore del romanzo giallo. Se Conan Doyle ha avuto il successo che ha avuto, lo deve a questo scrittore americano, perché la formula Detective l'ha inventata lui. Poi è morto di delirium tremens per alcolismo e Philip Dick, andiamo lì vicino, è morto nel 82, quindi io ero ancora vivo, ma tra i libri non di fantascienza più famosi è Memorie di un artista di merda, diciamo la parola com'è, perché ovviamente droghe, allucinogeni, cioè se leggete questo libro ci sono dei momenti di visioni. I personaggi hanno delle visioni che si spiegano con la semplice descrizione di uso di droghe allucinogene che, insomma, vengono tranquillamente trasposte in questo. Quindi è il mondo degli anni 60, Beat Generation, Ginsberg, sì, vabbè, Kerouac, Ferlinghetti, Corso, tutta questa gente qui che certo non era famosa per la loro stabilità interiore, ecco. Quindi di questi figli che è un grandissimo artista, quindi non, cioè, leggete questo libro. Quindi il problema che si pone figli di in un mondo in cui appunto gli esseri umani vivono in un pianeta quasi completamente disabitato, queste immense città sono rimaste vuote, quindi c'è una persona o due per caseggiato, dove gli androidi, che ovviamente non risentono delle radiazioni, tentano di tornare sulla Terra per sfuggire ai loro padroni, e dove vengono, dopo aver ucciso degli esseri umani, vengono cacciati appunto da Deckard. Deckard è ossessionato dall'avere un animale vivo. Lui fa il cacciatore di androidi per comprarsi un animale vivo, perché possiede una capra, una pecora, una capra elettronica, un robot. E in realtà i personaggi sono due, i protagonisti sono due. Uno è Deckard, il cacciatore di androidi, e l'altro è Isidore. Isidore, che è uno speciale, cioè uno che le radiazioni hanno devastato il suo. Cioè, l'umanità si divide in creature più o meno normali, in esseri in cui le radiazioni hanno alterato i loro meccanismi, soprattutto intellettuali. Questi speciali, o chiamati cervello di gallina brutalmente, ma che nel political correct americano, fantascientifico, vengono chiamati esseri speciali. Ovviamente non possono riprodursi, non possono fare niente, vengono addette a infimi lavori. Ha un po' ricorda Brave New World di Huxley. Quindi i due protagonisti, ma in realtà questo speciale Jerome ha delle visioni, cioè ha un'empatia religiosa, perché la religione fa parte di questo libro. Una cosa che gli androidi non riescono a capire è questa nuova religione, il mercerismo, che popola questo libro. Mercer è uno che cerca, cioè, questa nuova religione che si attua con scatole empatiche, con meccanismi elettronici, che ricorda un po' Brave New World, veramente ricorda un po' di Huxley. Quindi in questa regione c'è un vecchio che si chiama Mercer, che si arrampica sulla collina e viene preso a sassate dai nemici. L'empatia si tratta di identificarsi, una sorta di comunione mistica, perché Philip Dick, cioè, a un certo punto diventò cristiano, anglicano, episcopale. A una conferenza fece un discorso sul cristianesimo gnostico, e infatti qui c'è un po' di gnosticismo. Quindi questo Mercer, che in realtà rappresenta Gesù Cristo che sale sul Calvario, quindi con una sorta di strumento ci si identificano con lui. Questa religione viene odiata dagli androidi che non hanno empatia, non riescono a vedere, pur essendo intellettualmente superiori agli esseri umani, non hanno la capacità di empatia. Infatti Isidore, che è diventato amico, ma
di questi quattro androidi in fuga, tre perché gli altri li ha fatti fuori o ritirati Deckard, si accorge della loro natura quando, trovando un ragno, uno dei più, gli ultimi ragni esistenti sulla Terra, questi androidi lo uccidono, prima gli tagliano le gambe e poi lo bruciano. E quindi capisce che Isidore che sia uno speciale, ma riesce a capire che gli androidi non hanno empatia con gli esseri viventi, lo stanno usando per il loro fine di sopravvivere. Naturalmente Dick non c'è. Cioè, la domanda che si pone Dick, ma gli androidi sognano pecore elettriche? Vuol dire questi esseri, che ovviamente si sa, cioè vuol dire è possibile creare un essere simile all'uomo, ma così che possa provare sentimenti come la religione, l'amore per gli animali. Deckard non è una figura positiva, ovviamente il rapporto, diciamo, amoroso. Amoroso, diciamo, un rapporto puramente fisico tra lui e Rachel, che è una Nexus 6, questi nuovi androidi, che per vendetta ucciderà la sua capra vivente, quindi lui la definisce una reazione di androide, quindi non macchina, non una reazione di macchina, ma quasi di donna gelosa. Quindi il libro si muove su questo ondeggiare sugli androidi che sono mentalmente superiori agli uomini, ma che odiano il mercerismo, e infatti un tentativo di Roy, che è il capo di questi androidi in fuga, che non ha nulla a che vedere con Rutgauer, è di smontare la religione di mercerismo, che in realtà riescono a dimostrare che questo video che circola di Mercer, che sarà con lui, è tutta una menzogna. Però quello che non riescono a capire gli androidi è che è tutta una menzogna, ma che questa menzogna fa parte dell'uomo, che la religione non la puoi smontare dicendo Cristo non è esistito, cioè questo è un libro geniale, scusate. Gli androidi che pensano che, portando le prove, perché c'è questo scontro tra Mercer e un protagonista televisivo che non mi ricordo, che è il più importante, che poi si scopre che è un androide anche lui, vabbè, questo show televisivo americano, tipo, che insomma dimostra appunto che non riescono a capire che la religione non è una questione di prove scientifiche, perché scientificamente io ti posso dimostrare che dopo la morte non succede più niente. E i testi religiosi, che sembrano quasi delle allucinazioni da LSD, ma anche se no, non so cosa, comunque da droga allucinogene, c'è questo ciclo continuo e c'è anche una riflessione dell'entropia. La Terra si sta disgregando, quello che si chiama spam, che qui viene tradotto palta, insomma, spam, cos'è lo spam? È qualcosa, polvere, confusione, che sì. Che quindi dall'ordine si passa al disordine e poi dal disordine all'ordine. Quindi un ciclo cosmico continuo in cui tutti, insomma, in questo mondo disintegrato, distrutto, dove androidi, uomini si muovono, come è difficile capire, a volte c'è uno scontro tra Deckard e un altro cacciatore di taglie, Resh mi sembra che si chiami, che Philip Resch, che alla fine non si riesce a capire se Resch è un androide o un cacciatore di taglie, e poi in questo dubbio in cui Resch è molto più spietato, freddo, apparentemente privo di sentimenti, dell'androide che stanno cacciando, che è una cantante di opera lirica. Quindi io, se potessi spiegarvi gli androidi sognano pecore elettriche, quello che viene chiamato Blade Runner, sarei un genio in 13-14 minuti. La storia è molto semplice: Deckard deve ritirare questi 8 androidi, 8 o 9 androidi che sono scappati. In realtà, deve già ritirati il suo compagno, il suo collega, che poi è rimasto gravemente ferito, Dale, da uno di questi androidi. Il tentativo di avvicinare la macchina all'uomo. Quindi in un giorno, come appunto questo, la trama meccanica del romanzo viene riproposta nel film, ma in realtà il film con il romanzo non c'entra nulla. È una riflessione sull'umanità, sull'empatia, sulla capacità o l'incapacità che molto spesso noi sempre più abbiamo di avere empatia con gli altri esseri umani. Chiamiamolo amore, chiamiamolo. In realtà Philip Dick individua in questo sentimento ambiguo, insomma, di capire il dolore di una creatura umana che soffre, fosse pure un rospo che soffre,
Questo mi riporta un'esperienza che ho avuto da bambino, nel senso che a scuola mi ricordo la lapidazione dei miei compagni di classe di un rospo che venne in Val di Chiana, ovviamente. E io mi opposi con tutte le mie forze perché loro non provavano empatia verso questa, cioè non è che io avessi empatia per il rospo, faceva piuttosto schifo anche a me, ma questo atto di ucciderlo a sassate, come spesso fanno i bambini, mi sembrava già da piccolo una cosa mostruosa, una cosa orribile. Perché il rospo è il rospo, nel senso questa capacità di capire che un ragno, un rospo, pur nella loro immensa diversità dall'uomo, sono creature viventi, è questo che per Philip Dick distingue l'uomo dall'animale. Quindi questa ossessione, il libro è tutto ossessionato sugli animali, in realtà è un libro, potrei dire, ecologista, in cui l'uomo ha un disperato bisogno di ritrovare gli animali, cioè quegli animali da compagnia, per cui gli androidi non capiscono questa cosa, per cui Deckard ha bisogno, così dice l'androide a un certo punto, gli dice: tu vuoi prima più bene prima la tua capra. L'androide femmina Rachel, che poi sono tutti uguali, quindi cambia come le bambole che cambi la pettinatura, dice: tu vuoi più bene prima la tua capra, poi a tua moglie e poi all'androide che sarebbe la tua amante. Ed è perfettamente vero. La morale del Ci sono anche una serie di allucinazioni in cui Deckard viene in realtà senza macchia, quindi la religione, questo bisogno religioso che c'è in Deckard, questo bisogno di Mercer che a un certo punto interviene, quasi una manifestazione divina che interviene e salva Deckard dall'essere ucciso dall'androide più pericoloso, che non è lui, ma è l'androide femmina, perché uno degli androidi a cui la caccia è esattamente uguale all'androide di cui è in un certo senso innamorato, perché a parte le capigliature sono diverse. Quindi in un libro in cui c'è rivelazioni religiose, storia dell'umanità, entropia, insomma, questo è un libro che per gli amanti di fantascienza, cioè, non si può essere, cioè, se non avete letto Blade Runner, ma in realtà la domanda è: gli androidi sognano pecore elettriche? Perché Philip Dick non metteva i titoli a caso, sapeva anche lui che come titolo non era proprio, cioè, cosa vado a leggermi gli androidi? Ma il senso è tutto lì, cioè il titolo deve dare il senso del libro, cioè il riconoscersi parte è l'uscita dall'egoismo individuale che gli androidi non riescono a fare. Questa è la maledizione degli androidi. Quindi è un libro molto, che fa riflettere molto, di facile lettura, insomma, non sono tante pagine. Io ho questa versione che ho ritrovato a casa mia e onestamente non me lo ricordavo. Avevo provato ieri a fare un video, ma poi me lo sono riletto tutto in un giorno, di domenica me lo sono riletto tutto in un giorno. L'ho trovato stupendo, l'ho lessi tanti anni fa, ma l'ho ritrovato veramente un libro stupendo, che stupendo, molto triste, ecco, non è che non vi dico andate a leggere, no, non c'entra nulla con Nathan Never, c'è tutta un'altra cosa. Philip Dick è pazzo con un cavallo, forse un giorno riparleremo della vita di Philip Dick, ma insomma, ebbe tre divorzi da quali, insomma, fu figlio di una madre possessiva. Nato nel 1928 a Chicago, è vissuto per tutta la vita a Los Angeles, a Baia, ebbe difficili rapporti con l'FBI che per le sue idee, cioè se leggete questo libro capite che le idee di Philip Dick non sono neanche di sinistra, sono ma di un anarcoide puro, un anarcoismo, cioè secondo me molto, per esempio The Big Lebowski, il grande Lebowski, si è ispirato alla figura di Philip Dick da qui un po'. Quindi l'FBI lo teneva d'occhio, lui insomma riusciva, siccome aveva una fabulazione gigantesca, riusciva a far divertire, era appassionato di musica, si capisce da questo libro, perché uno degli androidi che viene ritirato è una cantante lirica. E si cita per esempio del Zoso Float, insomma l'entropia che alla fine distruggerà anche Mozart, insomma. C'è un libro bellissimo, io non vi sto a dire leggete, non so, se non lo vedete leggete, fate, cioè, io non è che in questo caso Mozart cita del Zoso Float, il Floto Magico, quindi è un libro che
ci pone la questione dell'entropia, la distruzione, il dissolvimento, questo spamma questa polvere che ci sommerge, i ricordi, questi appartamenti lasciati vuoti da quelle persone che sono morte nell'ultima grande guerra, pieni di ricordi che nessuno ha mai svuotato. Cioè, è un libro con delle immagini veramente che io in 18-20 minuti non posso descrivervi, che però vi invito a leggere. No, chiudo l'ultima novità, che la seconda moglie riuscì, seppur essendo Federico completamente pazzo con cavallo, riuscì a convincere il suo psichiatra che era la moglie pazza e riuscì a far internare la moglie. Poi si scoprì che è pazzo, cioè pazzo è completamente... Vabbè, morirà vagando, un po' vagabondo, nel senso, però... Ha scritto dei libri tali che sono molto simili a Edgar Allan Poe. La vita di Philip Dick è molto simile a quella di Edgar Allan Poe. L'America ha prodotto dei grandissimi ingegni. Sicuramente, se mi richiedete tra Philip Dick e Kerouac chi è più grande, dico Philip Dick, ma anche tra Salinger e Philip Dick, dico Philip Dick, perché non sono semplici libri di fantascienza, ma sono veramente dei piccoli capolavori. Non continuo più ulteriormente questo video, che è durato 20 minuti, che siamo usciti dal mondo dei fumetti e siamo entrati nel mondo della fantascienza. Blade Runner, in realtà, ma è la domanda che ci poniamo tutti. Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Do Android Dream of Electric Sheep? La domanda delle macchine, questo è stato scritto negli anni 60, le macchine diventano sempre più umane. Ma dice come gli uomini sognano le pecore, gli androidi hanno una sorta di simulacri del mondo vegetale, animale. C'è una grande nostalgia, c'è un grande amore per la natura. Questo libro sprigiona amore per la natura da tutti i pori. Per chi è vissuto in campagna come me e che vive in città è veramente... Ti colpisce dentro, nel senso, un libro che... Cioè, i grandi capolavori li puoi amare o li puoi anche odiare, su questo. Ma alcune frasi, ad esempio, la cito a memoria, dicevo, ho sempre fatto la cosa sbagliata, dice, ma in quel momento la cosa sbagliata era la cosa giusta da fare. Perché Derek, come si chiama il protagonista, Deckard, scusate, si rende conto che il suo mestiere non è proprio... Però dice, ho fatto questo mestiere, però era la cosa sbagliata. Però in quel momento, dice, in certi momenti della vita bisogna fare la cosa sbagliata. Quindi le riflessioni anche filosofiche di Philip Dick non sono bananine e stupidine, non è un libricino di fantascienza, così, da quattro soldi, ma è un libro che vi farà riflettere su di voi, sul fatto che nella vita tutti noi facciamo la cosa sbagliata. L'importante, dice Philip Dick, quasi con la massima zen, non è... E fare la cosa sbagliata, ma se la fai al momento giusto. È peggio fare la cosa giusta al momento sbagliato che fare la cosa sbagliata al momento giusto. E con queste riflessioni machiavelliche di cui ci si perde, capite che affrontare Philip Dick e questo pazzo con un cavallo, insomma, non è uno scontro facile. Ecco, non vi dico leggete questo libro e vi passerete allegramente 2 ore con sì, ci sono le sparatorie, raggi laser, eccetera, eccetera. Ma è un libro che vi farà riflettere. E se non volete riflettere, qui siamo lasciati il campo dei fumetti e siamo entrati per 23 minuti nel mondo della fantascienza. Fantascienza che, se volete iniziare a leggere qualcosa di fantascienza, partite dal vecchio Dick e andate sul sicuro e tranquilli.